Salve a tutti da Tiziana Mano in Pasta. Oggi realizziamo gli strozzabredi, la pasta fatta in casa tanto tanto amata, specialmente in Puglia. Allora, gli strozzabredi, per fare questa ricetta ci occorre la semola di grano duro, ma potete realizzare qualsiasi tipo di forma, quindi le orecchiette, i maritati, tanti, tanti gnocchetti, tanti tipi di pasta, sempre con la stessa ricetta. Allora, iniziamo subito per dirvi gli ingredienti. Sempre lei, la nostra protagonista, la farina, guardate qua. Queste sono 500 g di semola di grano duro, 250 g di acqua tiepida e un pizzico di sale. Allora, facciamo il classico buco al centro. Io ricordo sempre quando la mia amata nonna Titina mi faceva la pasta, no? E io accanto a lei che la guardavo, ma la guardavo veramente incantata. Infatti, quella grande passione mi è rimasta e la porto avanti insieme a voi. Allora, mettiamo un pizzico di sale e lo mettiamo al centro. Ora mettiamo l'acqua. L'acqua ne mettiamo un po', una parte, e con le dita andiamo a prendere un po' di farina. Non mettiamo tutta l'acqua, mi raccomando, altrimenti poi fuoriesce dalla farina che abbiamo sul nostro contorno. Quando vedete che la farina, vedete, si è incorporata con la prima acqua, andate e ne mettete un altro poco e fate la stessa cosa fino a finire la nostra acqua. E a questo punto, una volta incorporata l'acqua alla nostra farina, cominciamo ad impastare. Allora, una volta ottenuto, vedete, abbiamo raggruppato tutta la pasta. Innanzitutto vi dico che l'acqua tiepida serve ad attivare il glutine e a rendere più elastica la nostra pasta, a parte che servirà anche il riposo. Allora, una volta ottenuto questo panetto così astratto, noi andiamo ad impastare. Mentre noi impastiamo, dobbiamo fare il tavoliere stava. Vedete? Dobbiamo fare questo lavoro. Quindi da una parte, dall'altra, la allarghiamo, la ripieghiamo e impastiamo ancora. Dopodiché facciamo nuovamente questo lavoro. Questo lavoro va fatto per una decina di minuti. Quando abbiamo ottenuto un impasto uniforme, bello, liscio ed omogeneo, la nostra pasta sarà pronta per il riposo. Eccolo qua. Guardate che bel panetto. Guardate, meraviglioso. Adesso o lo mettete in un sacchetto per alimenti, in questo modo, e lo fate riposare per 20 minuti, oppure coprite con pellicola. Con canovaccio soltanto no, perché poi la superficie della pasta si secca, dentro rimane morbida ma fuori si secca e non va bene. Ok, adesso aspettiamo 20 minuti e poi continuiamo con questa bella ricetta. E dopo il riposo della pasta spolveriamo con un po' di farina anche la superficie della nostra pasta e andiamo a stendere con il mattarello. Prima facciamo questo lavoro in modo da allargarla, poi così, e poi andiamo a stendere. A questo punto, guardate, deve venire sottile in questo modo. Io con un tagliapizza oppure con un coltello ben affilato vado a ricavare delle strisce. Faccio un paio per farvi vedere, poi le altre le faccio da sola. Allora, una di queste strisce, che facciamo? Questo è il metodo che dobbiamo usare. Prendete i due palmi delle mani e fate questo lavoro. La lunghezza ve la decidete voi, ma vedete? Aspetta, vi faccio vedere. Aspetta. Vorrei un rallento in modo che farei per far vedere come vengono. Facciamo vedere ancora. Questo modo, questo. Sfregare tra le mani, tagliare in questa misura più o meno, vedete? Tanto poi gli altri me li vado a finire da sola, vedete? Questo è il lavoro che dobbiamo fare. E spezzare. Ecco, niente di che. Guardate questo, che bello. Quindi attorcigliate, spezzate e mettete su un piano infarinato. Guardate, questi sono più lunghi, guardate che belli anche i più lunghi. Quindi a voi la scelta della lunghezza. Questo è il procedimento molto molto semplice da usare. Io adesso me li vado a finire tutti e poi ci vediamo dopo. Guardate qua, che meraviglia, mamma mia! Allora, adesso vado a dare un'altra spolverata, a parte che la dovete mettere sulla superficie del tavoliere, anche sulla nostra pasta. Allora, oggi poi è una giornata proprio ottima, quando è tramontana fresca, tramontana.
La pasta è proprio la giornata ottima. E invece quando è scirocco tende ad ammosciarsi. Allora, una volta che la nostra pasta, a parte che facciamo vedere, ogni tanto fate questi movimenti. Quando la vostra pasta vi renderete conto che sarà bella dura, la potete mettere in frigo per qualche giorno, oppure la potete congelare, oppure al momento la potete cucinare. Quindi a voi la scelta. Ripeto, questa pasta, questo impasto si può usare benissimo per tanti tipi di pasta. A voi la scelta, a voi la fantasia. Che dire, io con questo ho finito. Vi auguro una buona giornata. Ricordate di essere felici sempre. Non vedo l'ora di cucinarla. E niente, grazie a tutti di cuore da Tiziana Manipasta. Alla prossima!